Per fare questo video mi bastano soltanto i primi 45 minuti, perché qui non vi voglio parlare della partita, ma vi voglio fare un discorso generale, ragazzi. Dirai, ma sei incazzato? Lo vuoi spaccare tutto? No, perché dopo... Beh, porco tu, gatto di merda! Scusate. E dopo... tanti anni che si tifa Roma, la rabbia passa in delusione dopo un breve periodo, quindi diciamo che non sono così tanto incazzato sto gatto di merda, io voglio capire ma chi cazzo ha creato. Non sono incazzato, sono deluso perché adesso è 3-0 primo tempo, non la rimonteremo mai, poi si vedrà come funziona, ma io vi faccio questo discorso generale. Ragazzi, la Roma... Fatto due! La Roma si sapeva che era questa qui, si sapeva. Perché noi con gli acquisti che abbiamo fatto non è che abbiamo migliorato di 200.000 la rosa più su più giù è quella che è. Abbiamo migliorato in porta con Rui Patricio, a parte vabbè ho già fatto la papera, però vabbè Rui Patricio abbiamo migliorato in porta. Shomuro dove è solo una riserva, Abraham e Dzeko non è che si va a migliorare di tanto, a peggiorare come si vuol dire. Vigna era un sostituto di Spinazzola che poi rientrerà, quindi poi non mi ricordo se c'è stato un altro, forse mi passa veramente, ma comunque anche e questi erano gli acquisti. Alla fine non è che si è andato a migliorare tutto questo qualitativamente così tanto la rosa, ok? Quello è stato. La Roma vera per me verrà il prossimo anno di Mourinho. Guarda, per me quest'anno io ovviamente a inizio precampionato potevo dire guarda noi ce la possiamo lottare per entrare in Champions, ma non siamo tra le favorite. Per me quest'anno finiremo in Europa League, ma già lo dicevo prima, perché non siamo attrezzati come le altre. Per me già, cioè, non è che voglio già buttare l'ancora, però finirà così. Ma metti caso un Mourinho ci porta alla Conference e arriva in una posizione di sesta, ad esempio, fa meglio in campionato, ci porta una coppa e cosa ci posso dire? Come ripetendo, per me la vera Roma arriverà il prossimo anno, quando avrai Rui Patricio, uno Spinazzola che è tornato in difesa, Ibañez titolare, a fianco, non so se giocherà Mancini, ma io comprerei un difensore forte, a destra è Karsdorp, compri il sostituto, a centrocampo è Veretout, Cristante in panchina arriva un sostituto, cioè in sostituto arriva un centrocampista più forte, Pellegrini, Zaniolo, Abraham, Mkhitaryan si rivedrà e compri un esterno forte. E tu con questi tre tasselli finalmente hai migliorato una squadra, hai completato una squadra nei titolari, più compri qualche cosa, investi nella panchina e finalmente hai una squadra che si può parlare di Champions. Ma il prossimo anno, come il progetto di 3 anni, in Italia si deve dare tempo. Mo' adesso Mourinho finito, Mourinho finito, magari Mourinho sta facendo male, ok. Aspettiamo, non esoneriamo, perché facciamo come un inglese, aspettiamo ancora un po', perché era il primo anno di rifondazione, il secondo si cercherà di centrare le coppe europee e il terzo anno si proverà a vincere lo scudetto. Questo è il progetto della Roma. Se non sapete, informatevi, leggete come è strutturato il progetto ed è così. Cioè, non è che noi compriamo così, roba, già si deve vincere così, pam, lo scudetto. Come si parlava a inizio campionato, la Lazio pure da scudetto, perché ha preso Sarri, quelli da scudetto, tutti da scudetto siamo. Che si parlava anche che quest'anno l'equilibrio in Serie A era molto sottile, ma non è vero, ci sono delle grandi differenze fra le grandi squadre e alcune squadre tipo noi, la Roma. Lo sfottò ci sta, ma a me dello sfottò mi prende e se ne va via perché non interessa, perché io sono concentrato sul progetto che verrà. Io so cosa succederà alla Roma. Io spero di vedere una Roma che vinca, ma il prossimo anno parlando, se quest'anno Mourinho, sto dicendo, mi porta una posizione solo in più in campionato, quindi in Europa League, e mi vince una fra Coppa Italia e Conference, io prendo e batto le mani. Ah, batto le mani, non me ne fotte del 6-1 col Bodo Glimt, non me ne fotte, dico, oggi 3-0 con l'Inter che potrà finire 7-0, non me ne fotte delle sconfitte col Bologna, non me ne fotte di niente. Perché? Per me questo progetto è una cosa duratura, prolungata. Ci mancano dei tasselli che, presi quei tasselli, la Roma sarà un'altra squadra. Quindi, tempo al tempo, mattone dopo mattone, come dice qualcuno, aspettiamo che la Roma
Vediamo come finisce quest'anno, che ancora è lunghissimo. Ma io, ripeto, per me personalmente ci vuole tempo. Si aspetterà il prossimo anno per buttare le somme, che il prossimo anno sarà un anno di qualificazione alle coppe europee, perché questo è il progetto della Roma con José Mourinho. Quest'anno cerchiamo di arrivare sesti, quinti, meglio dell'anno scorso, e cerchiamo di vincere una fra Conference e Coppa Italia. E si fanno gli applausi a Mourinho. Stop. Ciao ragazzi, dalla boutique.